alle 5 perfette siamo riusciti a partire con la presentazione. E in pochi mesi, grazie al lavoro di tutti, al lavoro di Lumina Bella, il nostro distributore di zona. E al lavoro della fabbrica di Trank, dell'agenzia. E poi di nostri Mangiarotti. Con Horikawa-san. Bene, allora presentiamo il lavoro che abbiamo fatto. Noi abbiamo voluto fare reinterpretare da tre architetti giapponesi giovani. Giovani che esiste ora in tre forme: la forma originale, la forma più piccola e la forma tridimensionale. La differenza tra loro è che la Jogali Mini permette degli agganci più piccoli e più ricchi. Mentre la Jogali 3D permette delle posizioni che si sviluppano orizzontalmente sul spazio. Bene, adesso cominciamo a vedere le prime opere, così cominciamo a toccare il prodotto che abbiamo la fortuna di avere qui, quindi direi che la può presentare lui. 67 perché lui lavorava, disegnava per Sappho e Espo. Che lui andava spesso con l'Andrea Mangiarotta del Veneziano. Vedi che ha scoperto una cosa. Mangiarotti un giorno ha portato un giocare quasi nascosto, infatti lui non sapeva. Che dice, ah ecco questo ho fatto. Secondo lui, stando in fabbrica di Milano, non so, eccetera, eccetera, è stato creato così abbastanza per caso. Faceva un soffio, poi faceva anche girare, poi lanciava sulla sabbia, così si mettevano comunque sulla superficie, c'era comunque una cosa di... Era martellato? Sì, con la sabbia. Io non le sapevo queste cose. Siccome lui conosce tanto, lungo tempo, no? Che sa tutto i giocali, cosa ha fatto, come ha fatto, eccetera, eccetera, non c'è storia giocali, lui sa tutto, per cui questa volta che tu hai chiamato, questo giocatore che si deve fare, non sapeva cosa fare, allora volevo fare una cosa mini.
carina. Non dicevo che, visto che ho scoperto che sa tante cose che io non sapevo, allora questa sera devi uscire a cena con me, così mi racconti tutto. まあ、でも社長はあの川上さんの話、今の話はほとんど知らないことばっかりで、そうでもしよければ 今晩一緒に夕食しながら全部話を教えていただきたいという。今度しようです。Intanto io volevo ringraziare tutti e tre gli studi di architettura. 本当にあの3人の建築家の方々には。Che devo dire che ci hanno impressionato? Per la quantità delle idee che hanno proposto? Per la profondità con cui sono entrati nel progetto? 制作活動が始まってからもあの細かい要求とかそういうのもあの大変だったんですけれどでもあの皆様の熱意が伝わりましたまあ anche per l'attenzione nel dettaglio e anche l'impegno che hanno messo nel fare anche loro nello studio con dei ganci che gli avevamo dato a fare dei mini prototipi e questo ci ha emozionato e ci ha spinto a fare delle opere che sono quelle che vedete che sono certamente non delle mini opere ma insomma sono delle sculture. この作品にかける情熱っていうのを自分たちも本当にただで感じてできたものがこちらなんですけれどこれはただの作品じゃなくてもう自分たちにとってはかけがえのない体験をさせていただいたっていう思いでいっぱいです。Ecco, infatti arriviamo dalla Akumatsu-san. 中松さんの作品を見ていただきましょう。 あのこの度は本当にあのこのような素晴らしい機会をいただきましてあのリストンスマネ社長はじめあの関係者の方々にお礼申し上げます。リグラスをインフィニタメンテペラベポトゥトパティチパネクエストベリッシュプロジェクトソプラトトリストーディエアンケートランエンピアチェあの今回このジョガジョジョガね、をあの使うということで、このミニとこの大きいものとっていうのがあるんですけれども、これ自体があの一つ の立体の形として非常にあの美しい形を持っているということがすごく特徴だなと思いました。アペノビストジョーガルシアオリジナルケミニエ、プロプロジョーガル、コメコンポニベコンポニベチョコンポニベエレメントコンポニベ。Sono un singolo pezzo che è veramente bellissima che voleva cercare di fare qualcosa proprio usando questa forma. Diciamo che deve fare i complimenti a Rito Mangiarotti, non a noi, noi la realizziamo ma lui l'ha disegnata. Ma tu sai già, quando gioca che ho scritto Mangiarotti, mi fa in cansa lo stendo. そしてまたそれがあのこれ自体がこう引っかかっていくことで拡張していけるそれもすごく大きな特徴だというふうに思いました。Certamente, questo gioco che si può vendere uno tra l'altro infinitamente, anche questa grandissima caratteristica da questo punto. であのシャンデリアすごくあの綺麗なものがこう商品としてあるのでその照明器具として考えるというよりは私自身はその建築家で空間を考えているのでその空間との中にあってそして人と空間とか人と人を何かこうつなげられるような場を作れないかなと考えました。ho già visto tante volte che lampada sospeso usando con giocali c'erano proprio tanti. Io sono un architetto che volevo cercare di usare i giocali come un elemento nuovo che collega tra spazio e mano. それでこのテーブルのような照明のようなということで、でそのパーツとしての器
美しさとか、そして軽さとか、そういったものをこういうふうな形でちょっとフラワーのように作っていました。Allora, ho cercato un elemento come, come elemento singolo, vedete come fiore che ho usato singoli pezzi. Invece tavolo usato come pendendo tante esatto. E qui c'è sono l'ioccan というか, questo è まとまることで またこう出てくる その 質感とか 華やかさ 輝きみたいなものっていうのがこういうふうな あのところにちょっとこう で有機的な形が作れないかな。 Ho cercato soprattutto questa parte della tavola, fa capire comunque il volume, anche la verezza, cioè che comunque è stupendo, no? Sicuramente. なので、まあ、あのこういうふうにちょっとこうワイングラスとかシャンパングラスを置いてこの周りに人がこう楽しんでいってくれればいいなっていう、イメージで、 desidero che con questa tavola, con giovani, magari non so bevendo champagne, prosecco, il Treviso, che arrivano tante persone e stando insieme così condividono comunque e così crea tra spazio, rapporto tra spazio e umano. 本当にこの機会いただいた、またトランクの桐山さんには本当にいろいろとお世話になりましたし、堀川さんにもすごく制作過程でお世話になりました。ありがとうございました。 Ringrazio tantissimo Frank, poi a me, Studio Mangiamotti, che abbiamo cercato di unire tutto insieme questo progetto. ありがとうございます。Grazie. Beh, io ringrazio infinitamente, mi complimento di nuovo. E soprattutto sottolineo ancora quello che ho già detto all'inizio, che queste opere sono state realizzate in pochissimo tempo. すごく大変だったと思います。本当にご迷惑をおかけしたと思います。ありがとうございました。 complimenti a tutti. モレッティ社長、まあ、ディストージー社の方にも大変そのこれを作るにあたってすごい大変な労力を使っていただいたということもありまして、北川からから直接あのこうメッセージがありますので、それをモレッティ社長にぜひということで。 Siccome questo progetto sta veramente faticoso da creare con pochi momenti, in pochi tempi, allora questo l'architetto Trevala che ha mandato una lettera. Esatto. Beh, io la leggo allora in diretta. Adesso vi racconto il concetto di questa opera. Architetto Kitagawa è di Nagano, prefettura di Nagano, quindi centro Giappone. Sì. Nagano è sono, ma, come da tuca, tambo da tuca, sui mono che sono hofu de, al, ma, non, no, ci vanno in tutti i generi da tuca. Siccome la prefettura di Nagano è molto famosa per fare, coltivare riso, grano, eccetera, eccetera, dove voi avete fatto? Sono da tuca, sono, ma, Kitagawa, sono, ci sai quello che sono, Nihonno, ma, siccome architetto Kitagawa che per l'infanzia ha avuto questo ricordo del riso che si è grano che si muovono, anche caratteristica delle quattro stagioni giapponese. E come detto, comunque vista del Giappone di una volta che lui ce l'ha nella mente. Ma in questo momento, soprattutto nel 10 giugno, ma in Giappone è il momento di raccolta. E questo 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 è il momento di raccolta. Come adesso, cioè oggi, proprio oggi, in ottobre, la
coltivazione di riso grano adesso da tagliare è il momento. Allora lui attraversando la lampada vorrebbe creare questa vista della sua memoria nella testa che vorrebbe creare un'opera. Bello. Lui voleva una lampada non simmetrico, anzi asimmetrico, e non una cosa macchinaria, molto ergonomica, molto umano, che può stare nello spazio, come qualsiasi spazio, ma come una famiglia, una cosa umana, cioè spazio umano. insieme con la natura, ecco. E それがやはりそのちょっと動かしていただくと分かるんですが、こう揺れるっていうのが、これがその表現できたっていうのが本当に素晴らしくて、ecco, vedete che questa stereo, stereo che comunque non è fisso e si può muovere. Adesso lui dice che sono contento che comunque potete potete fare così, una cosa molto preziosa. Ma il concetto che ho detto è una cosa che ho detto, ma questa volta ho fatto una cosa che ho fatto, ma 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 ho fatto una 大変お手数おかけしましたが、実際こういうような形でできたことに大変感謝しております。はい、ありがとうございます。sappiamo che usando così tanti giocheri, così volume, anche con questa dimensione così grande, che abbiamo chiesto anche troppo, ma vi ringrazio comunque a voi e poi anche a noi tutti quanti che abbiamo collaborato insieme.Faccio i complimenti perché è davvero un'opera stupenda e dico anche che il movimento non si deve preoccupare, la può muovere, la può non c'è niente, è proprio è fatta apposta per essere. Sono allora, concepto, ma lo so che come diciamo racconto spesso, ecco, il Mangiarotti per la prima volta ha usato il vetro come elemento strutturale, cioè il vetro che era ritenuto molto fragile e quindi un prodotto che doveva essere utilizzato in un certo modo, invece per la prima volta è stato utilizzato come struttura. それをアンジャロッティはあえて合成ものを作るための合成材としてこのジョガリを作ったっていうことがこの作品のジョガリっていう作品 の, あの大きなこれも特徴の一つであると思います。え、allo stesso modo mi sembra che loro abbiano interpretato il cristallo non come un oggetto che bisogna guardarlo, non toccarlo, ma statico, ma come un elemento vivo come lo è il vetro, perché il vetro è vivo, è una materia, è un liquido, e anche questa è una cosa che pochi sanno, il vetro è un liquido, si muove ed è bello anche vedere che anche l'interpretazione che loro hanno dato su questo progetto è quella che proprio ci sia questo diciamo continua movimento come se la lampada fosse viva.
特に北川さんの作品から感じられるのは、もちろん自分たちはガラスをいつも作っているものとして言うんですが、ガラスは決して硬いだけのものでもなくて、液体状のものであって、もちろん触ったり揺らしたり、いろんなことができる素材なんですね。で、それをこういうこの作品を通して、まあ、形にしていただいたということで、大変感謝しているということです。ありがとうございました。Facciamo il percorso che faranno i nostri visitatori, quindi dall'ingresso dall'altra parte. Quindi se mi seguite lentamente. Allora, qui gli elementi da vedere sono tanti. Ecco, poi abbiamo visto, diciamo, Shomen Kiruga, ma è importante che si capisca un po' il concept di questa mostra. A differenza delle altre mostre dove gli oggetti sono in vetrina e non si possono toccare, in questa mostra è proprio l'opposto. Noi abbiamo voluto esporre. Ecco, quello giuliano è detto no. 一つに、普段自分たちが計画するイベントでは、こういった照明は、ガラスケースの中に入れて触ったりはできないんですね。で、今回のイベントでは、皆様にこの照明器具を触って分かっていただけるようにというふうに思って、全部触って大丈夫なようにしてあります。一応、abbiamo voluto esporre i nostri vetri che sottolineo。Noi vendiamo lampade, esponiamo qui i vetri perché intanto questi vetri vengono utilizzati in più funzioni, non solo come lampade da tavolo, ma anche come ventane, come suspensioni, come plafoniere, eccetera. E quindi vi presentiamo come vetro che i clienti e i visitatori possano toccarli. Anzi, io chiamo un volontario che vuole provare a toccare Rina. これをこう触っていただいて、この手触り感ですとか、ガラスのこう曲がりですね、そういうのを試していただきたいと思っております。Vediamo, vediamo un volontario che venga a alzare。どなたか触っていただく方いらっしゃいませんか？持っていただけますか？Un volontario uomo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Puoi provare? Allora. Quindi noi vogliamo che chi viene a visitare tocchi, alzi, senta il peso, senta la materia. Perché fino ad oggi nessuno è riuscito a venire in Giappone a presentare il vetro come io lo immagino, cioè come una materia che deve essere conosciuta prima che apprezzata, deve essere presentata in un certo modo, e in questo modo si ha veramente la possibilità di toccare, sentire e immaginare quello che può provare un maestro vetraio quando ha il pezzo in mano. いただいたりとか、持ち上げていただいたりとか、そういう機会を今回のイベントではぜひ作りたいと思って、それを実現したわけですが、もちろん持ち上げていただくことで、この作品を作っている職人さんが全部手作りで吹きガラスで吹いて作ってるんですね。で、持ちながら吹くので、その
重さっていうのも体験していただきたいっていうふうに思います。 Questa è Rina, sempre da Barbara Maggiolo. E quando Rina di Sakura, è stato Maggiolo-sanga scutte Jonasta. E esiste ovviamente in varie forme. Questa è la più grande. Ad esempio, le caratteristiche di questa sfera è che ha all'interno una membrana, un elemento in vetro. Quindi la sfera, che per definizione è la forma geometrica perfetta, e questa forma è la contiene un elemento irregolare all'interno. Io vi invito a venire a cercare. Bene, abbiamo altre lavorazioni come bolle, con un doppio strato di bolle. E dopo le bolle che io hanno avuto quasi tutto, ma che sono io in hanno una volta più che no, o ne hanno dei sciomecchi di una mesa. Ok, sì, andiamo veloce. Abbiamo diamante, questa è la versione grande. Però abbiamo diamante. Ci sono altre versioni come la pietra bolle. Ecco, anche questa vi invito a venire a provare ad alzarla e sentire cosa può provare un maestro quando la sta realizzando. Chiamiamo il nostro we call our friend from Belgium to try to carry it. Okay, with one hand you have to try to carry it up. Ecco, immaginate che il maestro mentre la sta lavorando al peso deve sommare la distanza della leva che lui fa con la canna. Poi deve sommare il calore. E una cosa che pochi notano, ma si vede bene nei nostri video, nelle nostre lavorazioni pubbliche, anche nel sito, eccetera, si vede che il maestro deve continuare velocemente a girare, quindi il pezzo non è fermo, è in movimento, quindi al peso va aggiunto anche il movimento. このコードのところで作らなきゃいけないのと、コードで重いものを作らない、重い、なんか作らなきゃいけないんですけど、それにもう一つ大事なのは、速度で、回して、速度をかけて回して作っていくんですけど、その回しながらやらないときちんと仕掛けれない形ができないっていう、その3つの大変さを手で、やっぱり職人さんが手でこう持って作っていくっていうことを、まあ、私のビデオを見ていただければ分かると思うんですが、あまり。
できたものを見るだけだとわからないことがたくさんあるというふうに思います。Poi altri prodotti ne presentiamo per le diverse tecniche di lavorazione. 他の作品は別のテクニックを使った使ってできたものなんですが。Questa è una forma che ha una grossa complessità perché dalla sfera centrale il maestro quando soffia deve sviluppare una forma che invece è molto allungata. 職人さんがこう吹きガラスで吹くんですが。でこの形にするまでにはすごく時間がかかっていて、実際この形の前にこの形を作るためのまた別の形のものができていて、mantenendo una struttura di vetro, una delle nostre caratteristiche dei nostri vetri è che sono molto spessi, molto difficili da fare e molto sicuri. ビストーズの一番の特徴のガラスの特徴の一つに、ガラス自体の厚さが結構厚くできる。やっぱりこれは本当にいい職人さんたちが集まってできている感謝なので、そのガラスの性質っていうのが他のものに比べて飛び抜けていいものを使っているということに挙げられると思います。Io vado veloce, come vi dicevo, per darvi la possibilità anche poi di casomai chiedermi dei dettagli su alcuni prodotti. Vi faccio notare la brillantezza del nostro cristallo. E prima che qualcuno me lo chieda, questo è vetro, non è metallo. Vi presento la caratteristica del cristallo che abbiamo lanciato quest'anno. ここで私たちがクリスタルの特徴をもっと引き上げるためにこのクリスタルブリンダコメクリスタルピョンゴこの輝き方っていうのはこのガラスクリスタルの中に入っている鉛の度数によって違うんですねマノンゴティネピョンゴ自分たちがノラピョンゴティネ自分たちが求めたのは、鉛をなくして輝かせる方法っていうのをずっと探し続けてきました。で、このタイプがその鉛のないガラスです。Il fatto che non contenga piombo è un concetto di ecologia, ma solamente nella parte produttiva. もちろん鉛がないということで、まず第一にポジティブな面としてはエコロジー面に対する政策をするにあたって鉛を使わないというのは環境に対する考慮ですね。それを考えます。ma principalmente serve perché il piombo all'interno del vetro lo rende molto meno lavorabile, molto meno malleabile. 鉛を使うことに、鉛を使うと製作するのは簡単なんですね。ただsì, è diventa più difficile lavorare, meno elastico, meno flessibile, meno lavorabile. Quando c'è il piombo è meno. Noi senza piombo riusciamo a farlo. 鉛を使うと、もちろん輝きさは増えるんですが、製作する形を作るのにはいろんな不利な面が出てくる。で、亜鉛を取ることによって自由な成形ができるようになるというそういう利点があることがよく分かったということです。In più, il piombo non permette ha dei tempi di raffreddamento molto più veloci, quindi riduce troppo i tempi di lavorazione e certi pezzi non si potrebbero fare.
それとあと、鉛があるとこれ形を作るときに高温に上げるんですけれど、quel piombo i tempi meno e quindi senza piombo noi andiamo, possiamo fare i nostri pezzi meglio perché poi i tempi più lunghi quindi noi possiamo fare queste forme, se no non riusciresti a avere il tempo per farla. La nostra そうなると、形を作るのにもやりやすい。鉛が入っていると冷却が早くなってしまうので。E l'ultima caratteristica molto importante è che quindi la caratteristica del vetro di Murano, a differenza del vetro al piombo che si trova quasi sempre in cristallo, quindi trasparente, il vetro di Murano è più facilmente colorabile, si possono fare dei decori. Per questo il cristallo al piombo normalmente si trova sempre o in cristallo o colorato con colorazioni fatte a freddo. Murano glass の特徴の一つで、こういう透明なものか、ガラスに色をつけたものっていうのを皆さんよくお分かりが見たことがあるかと思うんですけれど、自分たちのこの特徴の一つである、鉛を使わないものでももちろん輝きはクリスタルのようにできて、でもちろんあと色の付け方っていうのも従来のムラのガラスと同じように鉛を使ったものと同じように見せられるようにっていうのをずっと制作過程の中で求めてきました。Poi proseguiamo, abbiamo prodotti come l'alio storici sempre degli anni 60, vicini a di quella diciamo vistosi. こちらは160年作の正面です。Abbiamo questo prodotto che è stato ben disegnato da Marco Acerbis, si chiama Spirit. これ Spirit っていう新しい作品なんですが、questo prodotto l'abbiamo presentato la settimana scorsa in fiera a Mosca per la prima volta, quindi non è prima vista ma diciamo quasi. これは1週間前にモスクワの日本一で初めて発表したもう最新のものですね。Anche questo è un prodotto che ovviamente esiste la profonda, la sospensione, la tavola, con vari varianti. これも卓上照明から物理照明、あと、いろんな形の照明器具はこれで、この形のものが出来上がっています。Poi proseguiamo con Mumba, anche questa è un prodotto che poi ha una versione più piccola, eccetera. この Mumba っていう作品ももちろんこれは大きいものなんですけど、小さいものや、ほぼ中くらいのものですとか、卓上や、Anche i prodotti come questi che a prima vista sembrano più semplici, in realtà hanno delle lavorazioni molto molto complesse, soprattutto quando le serrature sono molto piccole, perché il rischio che il vetro in un punto non prenda la forma è molto molto alto quando si usano dei vetri a spessore. Poi, 一見したところ、ものすごくシンプルな形で、結構作るのは簡単なんじゃないかと思われる方がいらっしゃるかと思うんですが、実際はそうではなくて、これは大きいものなんですけど、もっと小さいものですとかも、作ってるうちにこう形が崩れたりとか、このラインがうまく入らなかったりだとか、大変制作には時間とかっていう、こちらもそうなんです。Bene, abbiamo Aurea, lei, questo prodotto è un'altra sfida che abbiamo raccolto, quella di realizzare un vetro che viene soffiato, tagliato e ricomposto, quindi di nuovo la fragilità del vetro che in realtà se conosciuta, se il vetro è un vetro a spessore eccetera eccetera, si riescono comunque a fare delle opere come questa che mai nessuno prima aveva fatto. こちらの作品はこのやっぱり特徴っていうのはリストージが使うガラスの厚さっていうのが厚いので、そのこれはやっぱり厚いガラスをこう拭いて板にして、それをまた作ってっていうことでこういう作品ができるようになった。これ薄いガラスだとこういう作品は作り上げられなかったんですね。Altri prodotti, ecco qui noi presentiamo prodotti una piccola parte della nostra produzione,
però prodotti molto diversi tra loro. Una delle caratteristiche di Vistosi è quella di essere un'industria artigianale. Questo ci differenzia un po' dall'impresa artigianale che ha un maestro che ha le capacità di fare alcune lavorazioni, invece noi all'interno delle nostre aziende abbiamo diversi gruppi di lavoro con diverse caratteristiche che sanno fare dei prodotti che a prima vista sembrano simili, in realtà sono veramente molto diversi, come Cleo. Ecco, ad esempio il vetro su piattaforma come il nostro si divide in due tipologie di soffiature, quella a giro per quelle forme tonde, nel forma che vediamo, in Elio, Spirit, Mumba, Infinita, eccetera. In questo caso abbiamo una forma che è non solo ovale, quindi non tonda. Quindi vediamo una forma che non solo non è tonda ma che è ovale, ma ha un ovale diverso nella parte inferiore. Sono leggermente ritorti tra loro e normalmente dovremmo vedere in questo punto e anche in questo punto il segno della chiusura dello stampo del soffiaggio, il segno dello stampo fermo. Invece, come vedete, non si nota. Ecco, io vi invito anche, questo è un pezzo che vi invito a venire a vedere, toccare, alzare e apprezzare anche come peso la lavorazione. Esiste ovviamente nella versione più piccola e anche con la Questa è l'Epanto, altro prodotto di Luciano Vistosi di sempre degli anni 60. Allora, se vuole vedere come si produce, può andare nel nostro sito internet e vedere proprio il video con la produzione, vedere lo fanno. Vistosi no site ni ano kono kore ga tsukutte kono tsukutte video ga haitteru node mite itadakereba doui fu ni tsukurare. Però nei video online qualche segreto non lo facciamo vedere. Se viene a Venezia facciamo. Ano ironna hibitsu no tokoro ga aru node soko wa misete nai node moshi ano shiritte.
ね、あの全然まで来ていただければお見せします。No, questa è diciamo, una tecnica di sondaggio molto molto difficile per la dimensione. Immaginate che la forma quando è soffiata manca ancora una parte che poi viene tagliata. Sopra e sotto. E quindi è molto grande. E il rischio è che quando viene lavorato il pezzo, e se il maestro esce dallo stampo troppo presto, è ancora morbido, per cui il vetro tende a piegarsi sul suo peso. そういうあのリスクの点が大変あるあの照明器具です。Se invece aspetta troppo a uscire, ha tanti rischi, ha tanti altri rischi, il vetro che si attacca allo stampo, il vetro che si martella troppo sullo stampo, eccetera. 職人さんがあの冷却するのをもう待ちすぎると、またそれは別のリスクがあって、例えば肩にもうガラスがくっついて取れなくなってしまったりとか、別の形になってしまったりとか、またそれはそれで冷却時間も職人さんがきっちり分かってないと出来上がらない作品です。他の作品も見てみましょう。これもあの木ガラスでできている作品です。こう一見するとこれもシンプルな形で簡単にできるんではないだろうと思われる。In realtà manca ancora una versione, la versione più grande che non abbiamo presentato per motivi di sicurezza per non farla vedere. E qua mostriamo intanto la parte di officina, per cui dicevo prima, noi non facciamo solo i vetri, ma anche le strutture vengono realizzate nelle nostre officine. Quindi, come abbiamo visto prima sul diamante, dei pezzi che hanno queste strutture sono fissati tutti quanti senza forare il vetro, quindi con un micro fori o fori laterali, ma solo con grandi fori, con guarnizioni, con strutture metalliche che noi prefissiamo al vetro che vogliamo. たくさんこう穴を開けて固定したりとかそうあの形を作ることはなくて、なるべく小さい穴を少量の穴だけを使って少量の穴だけをで形を作るっていうことを心がけています。Questo prodotto abbiamo fatto anche molti progetti qui in Giappone, poi Lumina Bella ci farà vedere alcuni esempi. ここにある作品照明器具なんですけれど、あの日本にもたくさん輸入してで、先ほどのルミナベラさんのところで、vado velocemente nel mostrare che altre aziende facendo un prodotto simile a questo avrebbero fatto uno stampo grande e poi tagliato a pezzi. Invece noi lo mostriamo per vedere che il vetro è chiuso sopra e noi per dare una bella illuminazione, per non vedere i punti di fissaggio, per rendere il prodotto più sicuro, abbiamo fatto 5 stampi diversi. 他 の, あ の, 他のガラスの会社が出て、まあ、似たようなタイプのものをやっぱりいろいろ作ってるのをあのこれって社長が見に行ったりするんですけど、やっぱり他の会社 の, あの作品の作る型っていうのを今見ていて、自分たちが使う型ともちろん違う、他の会社はもっと大きい型を使ってそれで作る、キットを切ったり削ったりして作っていくんですね。ただ自分たちは一つ一つの作品、一つ一つの大きさの作品をやっぱりあの自信を持ってあの壊れたりとか破損したりとか、あと形がこう変わったり
たりすると困るので、一つ一つの作品で、そのサイズの、型を作るように心がけています。Ecco, vi faccio vedere velocemente alcune lavorazioni che invece per primi abbiamo fatto, non solo sul vetro, ma anche sui trattamenti superficiali sul vetro. Questo è un trattamento che è simile a una cromatura che viene fatto sulla superficie del vetro a freddo. Che va a unirsi ad altri trattamenti che noi abbiamo fatto per primo, che abbiamo anche brevettato. Questo è uno, ma abbiamo applicato per la prima volta l'argento ai vetri tridimensionali. Fino a prima l'argento veniva utilizzato per gli specchi, quindi vetri piani che venivano trattati con l'argento per dare la riflettenza. Noi per la prima volta abbiamo utilizzato quella tecnica, però su vetro soffiato di Murano e vetro che non ha una forma piana, ma vetro che ha una forma tridimensionale. もともとガラス、あれ、鏡ですね、鏡に、銀メッキ仕上げっていうのはあったんですが、それは、平面にこう銀をこう塗って、それで仕上げるという、そういうのは村ので使われていたんですね。ビストージが特許を取ったっていうのは、3D ですね、平面だけじゃなくて、3D にもこうメッキ、銀メッキ。とかあとこういうメッキ仕上げができるようなそういう仕上げ方法を。OK。Altri esempi sono per esempio il trattamento ai vapori di alluminio che abbiamo deciso di dire. Come gli occhiali, come l'ottica, nell'ottica degli occhiali, sì, questo è come se fosse formato da spinto, però quando si accende è trasparente, lo trovano nei nostri cataloghi. そこに影が入ったりとか、そういう仕上げですね。そういう仕上げをいろいろ開発していると。で、ビストージのサイトを見ていただくと、それについてのいろんなステップも皆さん見て分かられると思います。Ecco, e altri esempi lo vediamo anche sui giocoli con delle versioni cromata che non è questa, ma è una versione cromata, dorata, bronzata, però è coprente, cioè accesa e spinta è sempre bronzo, questa invece è diversa. いろいろあるんですけど、こう電気をつけるとやっぱり透明感があるもので、消すとこう影でそれが見える。そういういろんな見え方ですね。そういう見え方にも力を入れていると。これもビストージュのサイトを見ていただくと分かるかと思います。Bene, io invito tutti a vedere di nuovo il nostro cristallo, poterlo toccare con mano, magari questo che è più piccolo anche il signore. これもだ、どうなった？これはそんなの大きくないので、どうで、触っていただけませんか？あ、まあ、これはね、後で見てもいい。あ、見て、見て、見て、Ecco, andiamo veloci, nel far vedere altre soffiate difficili
piatte con la distribuzione del vetro verso i lati. これも吹きガラスですが、これもあのちょっと形がイレギュラーなものなので、なかなか形作るのが大変。これあのどこの面から見ても一定の形がないので、実際こう作職人さんが作って回して作るのでもなかなか大変な。Bene, proseguiamo con altri vetri dove lo spessore del cristallo, la dimensione, è il protagonista. Eccoci. Volevo far vedere anche in questi casi la difficoltà che ha il maestro nel realizzare vetri con questi spessori, perché mentre loro lavora deve aspettare, tanto deve fare tanti strati e quindi tanti tempi di lavorazione, ma deve anche aspettare il raffreddamento della materia. Ma non to ittemo kono omosa to kono katachi o tsukuru no ni nandomo ko fukana kia ikenai desu. Ikkai fuite dekiru katachi dewa nai, nandomo ko katachi o ko shusen shinagara tsukutte iku nde, yappari shokunin san tachi no kono giryou desu ne. Ecco, visto che abbiamo qui l'ambasciatore di San Marino, glielo facciamo provare a lui a alzare questo vetro. San Marino no taishi ga irashiteru node. Grazie. Omedetto gozaimasu. No, volevo farle vedere i nostri vetri e farle toccare con mano. Sono famosissimi, molto belli. No, guardi, questo forse magari lo facciamo, no, è veramente pesante, lo facciamo alzare al suo accompagnatore che è più fortunato, vediamo. Lei lo presenti magari. Sì, è molto saggio, correva. Però adesso devi alzarlo con una mano, non con due. Sto facendo te. Muri di difficile. No, va bene, quindi siamo arrivati alla fine di questa carrellata che, ripeto, è una piccola rappresentazione dei nostri prodotti. Di nuovo grazie per essere venuti. Grazie. Mi raccomando, non fatevi problemi, domande sulle lavorazioni, sui prodotti, sui nostri designer e soprattutto toccate i nostri vetri, guardateli. いつでも聞きに来てください。で、あのどんどん触って食あのガラスの食感っていうんですか、そういうのを見ていただきたいと思います。ありがとうございました。Io ambasciatore italiano dell'ambasciata italiana che ringrazio tantissimo. Grazie a voi dell'invito sicuramente. Grazie. Grazie tanto. Vuol dire qualcosa? Beh sì, posso parlare in italiano? No? Sì, beh, grazie infinite dell'invito. Io qui rappresento l'ambasciata d'Italia a Tokyo. L'Italia Tashkan kara korarete. Messana Giuseppina. Sì, beh, è un piacere sicuramente vedere così tante cose belle italiane, sì, in suolo giapponese. イタリアのこういうあのトラディショナルな作品をこう目の前にして見られることは大変光栄に思います。
certo, e perché anche soprattutto sapendo quanto per i giapponesi, per il popolo giapponese è importante il bello. Noi, quello che accomuna l'Italia sicuramente al Giappone è il bello, cioè amano tutte le cose belle e pertanto non potrebbero non apprezzare delle opere d'arte come quelle che ci circondano questa sera. E poi soprattutto あの、日本、自分は日本にいるので、日本人の感覚から言いますと、美に対する感覚っていうのはもちろん日本人ももちろん大変大事にしている感覚なんですが、イタリアでもこの美に関する感覚っていうのはとても重要なものです。 Soprattutto poi presentate da una società come la Vistosi e che ha una conoscenza e un'esperienza in questo settore che è centenaria, si può dire centenaria, però chi meglio sicuramente pluricentenaria. Pertanto chi meglio della Vistosi può parlare di vetro e del vetro di Murano, che sicuramente rappresenta per noi, per il nostro paese, uno dei beni più preziosi che speriamo di conservare il più a lungo possibile, sicuramente. あの、その、ビストーズの作品を、ビストーズの作品を通じて、こう、イタリアの作品、イタリアっていうのを感じられることが、この日本でできるっていうのは、大変心、大変嬉しいことであると。 Certo, se posso aggiungere ancora una cosa, è sicuramente tutti questi anni tra Italia e Giappone, e soprattutto nel mondo del design, parliamo di design, di auto design e di creatività, sicuramente c'è stato da parte dei giapponesi sicuramente una riconoscenza, no? Particolare nei confronti dei prodotti e delle opere italiane. Pertanto noi di questo siamo sicuramente grati e speriamo così per il futuro che tutte le collaborazioni che sono nate in questo campo, in questi due campi specifici, soprattutto del design e della creatività, possa sempre più migliorare, incrementarsi e continuare nel miglior modo possibile. Grazie. それがデザインの界の中でこのように両国の関係性を強くできるエレメントの一つだと思っています。 今回のこのイベントを作っていただいて 本当にありがとうございます。 Prima che la rappresentanza dell'ambasciata italiana ci lasci, noi dobbiamo spuntare una promessa da parte loro, che ci lasciano esporre le nostre opere nell'ambasciata. Ne stavo parlando con il suo... Ce la fa questa promessa? Ci proviamo anche perché sicuramente esporre così delle opere così importanti e con prodotti italiani, ma create soprattutto da grandi nomi dell'architettura giapponese, è sicuramente un orgoglio per tutti quanti, no? Io penso, sicuramente sì. Arigato. Grazie a tutti. Grazie. Thank you.